Amici di InfoVec, benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a vedere le novità introdotte da Nova Launcher nella sua versione 5.0.1. Quindi andate sul Play Store, dovete aggiornare l'applicazione e poi avrete ecco qui Nova Launcher con le novità che vi farò vedere. Essenzialmente potete trasformare il vostro smartphone Android in un pixel di fatto, almeno nell'interfaccia. In che modo? Andando nelle impostazioni di Nova è possibile essenzialmente andare a definire lo stile del menu e attivare questa impostazione scorri per aprire. In poche parole, sarà possibile con lo swipe verso l'alto accedere all'app drawer, esattamente a come avviene per i nuovi Google Pixel. Come vedete, poi andando a scaricare semplicemente un icon pack dei Pixel, io ho scaricato questo qui a pagamento, ma ce ne sono anche altri gratuiti. Applicando l'icon pack avrete di fatto l'interfaccia molto molto simile, se non uguale, a quella dei Pixel. Oltre a questo, Nova Launcher introduce le shortcuts, quindi in via ufficiale, avevamo visto già le novità nella beta, in via ufficiale, soprattutto per le Google Application, è possibile avere tutta una serie di impostazioni andando a effettuare una pressione prolungata sull'icona, volendo simulare quello che avviene per il 3D Touch sul smartphone di casa Apple. Oltre a questo, andando a premere su una scorciatoia, allora qui non abbiamo spazio, quindi supponiamo di avere, andando a premere su una scorciatoia, in questo caso Google Maps, potrete creare una scorciatoia rapida, in questo caso ad esempio alle indicazioni stradali verso casa. Queste sono le novità. Oltre a questa, se disattiverete lo stile a scheda, vi faccio vedere, in pratica compare qui compaiono tre tab facendo uno swipe verso il basso, con le applicazioni più usate, le recenti, le nuove aggiornate. Però qui dovrete rinunciare all'animazione dell'apertura con lo swipe, simile ai Google Pixel. Bene, queste erano le novità di Nova Launcher in versione 5.0.1. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere mi piace a questo video e a condividerlo con i vostri amici. Ciao!